Ciao a tutti ragazzi, rieccoci in una nuova puntata di Tecnologia 2.0 e lo ripeterò sempre all'infinito, sì, assolutamente, ormai è deciso. E questa puntata dovevamo fare non mi ricordo cosa. Ah sì, diamo un Soundblade, è vero, dovevamo fare i Railgun, sì, sì, Railgun, facciamo i Railgun, ok. Dobbiamo fare il Railgun perché io devo ammazzare quello stupido, sì, stupido mi piace. Advanced Circuit, ok, sì, mi ricordo tutto quello che devo fare perfettamente. Ok, prima di tutto dobbiamo fare i blocchi di smeraldi che si fanno compressando, ok. Emerald. Ma io metto uno stack intero, ma che mi frega. Tanto l'energia adesso ce l'ho grazie al power box, ma a me che mi frega. Devo fare, allora, prima di tutto la assembly machine. Eccola qua. Allora, le piastre, i circuiti, tutta roba molto fattibile. Copper. Copper a me. Ok, la sto finendo, prendiamo l'emerald. E lo mettiamo qui. In questo modo. Dammi copper, bravo, bravo. E mettiamo LED. LED? Stavo duplicando il LED? Boh, vabbè. Copper, lo mettiamo qui. Scusatemi, io... Ah, ok. Mi è sparito il copper, che strano bug. Eh sì, la Cracktech ormai... Cracktech era stabile nell'1.5, nell'1.6, è un po' un casino. Però l'Industrial Craft prende piede, eh. Non è da sottovalutare. Allora, eravamo dicendo, facendo... assembling. Il classico conveyor module, lo conosciamo. Lo so fare, la steel plate ce l'abbiamo e il circuit. E oltre all'assembling ci serve il plate cutting machine. Vabbè. Steel, tutto steel machine 1, tutto acciaio, tutto acciaio. Prendiamo lo steel che io ho già piastrato, adesso era lì che piastrava. Branch, e faccio il nostro steel machine 1 e questo ce l'abbiamo. Poi ci servono i gear, gli steel gear, che questo lo mettiamo da parte. Gli steel gear sono già un po' un problema, perché io devo limare. Per limare mi serve il file. Oddio, non mi ricordo il craft, scusate ragazzi, ma devo guardare. Scusate ragazzi, mi devo guardare il craft di questo. Ok, e le lingotto sotto, vedete? E questi sono acciacchi, l'età. Servono 4 e altri 4. Ok. Allora, in questo modo non ne ho idea, forse sì, forse no. Le plate così e una branch al centro. No, così allora. Ok, e ci servono due gear. Ok. Due gear, poi. E continua a togliermi tutto. Perché? Oddio, il tempo che sto perdendo questo. No, devo trovare il sistema appena un po' di tempo, guarda. Se non sbaglio il circuito avanzato già ce l'avevo. Sì, ho tutto. Mio Dio, sono OP. Non è vero. Still. Non so, so che sto facendo. Cos'è? A caso proprio. No, c'era qualcos'altro qua sotto. Il machine nulla e il soul blade al centro. Dimentico la cosa più importante. La lama che taglia, cavolo. Sennò che plate cutting. Che non c'è la lama. Ok. Prendiamo i copper cable per allungare la nostra mamma qui, roba via, tu via. Anche tu. Tu sei utile però, non ti voglio proprio diseredare, però ti sposto un po' più in là perché sei un po' meno utile adesso. Non ti offendere. Metto qui, scollego quello, assolutamente, ok. E aggiungo i copper cable. E nella plate cutting, guardate che figata l'interfaccia, proprio high tech. Mio Dio, che bella. Ci metto i nostri blocchi. Sette blocchi? Boh, vabbè, io butto dentro qua, quello che succede succede. Tanto lo spazio qui dentro c'è. Ah, spazio qui dentro, io devo fare i cosi di cesso lì, processor, cosi. I dischi da 64. Vabbè, poi li faccio. Troppe cose da fare e poco tempo. Guardate com'è bello che fa le piastre dal blocco. Perché taglia il blocco, no? Ha le lame, taglia il blocco e fa sottile e fa le piastre, sì. Mamma mia. La scienza, diciamo.
Fatte le emerald plate, ci servono l'assembling, perché devo assemblare i processori. Sì, il conveyor module e i copper cable, le piastre di copper, sì, tutta una serie, capite, vedete? Le piastre di copper io le metto insieme al cutter, ok, taglio i fili, tutto qua. Ah, ho rotto il cutter addirittura. Vediamo se mi ricordo la recipe del cutter a caso, metto a caso, signori, incredibile che memoria. Copper, si stupisce di se stesso, si stupisce di se stesso. Rubber, vieni qui. Ok, siamo pieni di fili. Adesso siamo pieni di fili. Io ho filo a caso, tu hai filo? Sì, ho filo iron. Pieni di fili, pieni di fili. Ho finito le piastre di iron. Faccio con l'hammer? Sì, tanto l'iron non mi manca. Vedi che sei utile, cioè, ho detto che eri utile. Tu sta buona qui, vedi che prima o poi ti uso sempre. Ho già rotto l'hammer. Ma cosa ho fatto? Ho tolto le plate. Ok, bom, 13 circuiti, basteranno? Non ne ho idea, penso di sì. Vediamo quanti ne ho in totale. 18, sì, 18 bastano. Allora, per fare quell'affare, scusate un po' di tosse, dicevo, per fare quell'affare non mi ricordo, già mi sono scordato. 45 craft, no scherzo. Allora, ci volevano, ah, la batteria, ce l'ho, tin cable, tin, sì, anche tin, però non ho i tin plate. Strano, strano che mi mancano io le plate. No, dovrò fare una forma automatica di plate, perché non se ne può più. Oh, mo lo metto automatizzato la piastra, diciamo. Poi vedete. No, non devo catterare, devo fare le batterie, così. Mi sto impallando parecchio, sì, devo mettere che sono parecchio stanco oggi. Ho giocato troppo. Non ho faticato, ho giocato troppo. Veramente, devo da troppi giochi e non ce la faccio più. No, questi sono i steel, io le voglio in iron. Scusatemi, se permetti. Io voglio il conveyor module in iron, se permetti. Poi mi serve un pistone, ce l'ho. Ah, ecco dov'è il settaggio, è questo. Search box, no. Standard search. Oh. Vedete. Pensate, mi ricordo adesso a caso, proprio non ci stavo pensando, ho detto, ho cliccato quello. Ah, adesso ho fatto un macello. E accendi la ok. Azzerci. No, è circuit, no processo. Ok, circuit, così. E poi ci serve lo steel. Bello, sì, vieni qua. Bravo. Oh, adesso ci siamo. Vieni qua. È 32. Beh. Ok. Adesso abbiamo le piastre, abbiamo le nostre piastre di emeraldo. E dobbiamo cominciare a fare i circuiti. I circuiti si fanno, come ho detto, i processori avanzati. I processori avanzati e il platino. Allora, andiamo, torniamo sulle nostre railgun. Io ho deciso che voglio mettere 4 railgun, più che altro perché è lo spazio che c'è. I 4 railgun si fanno con 4 di questi. Per fare 4 io ho bisogno di 4 data storage, quindi 4 advanced circuit. E basta, credo, no? Perché quelli altri si fanno con i processor, altri advanced circuit, quindi 4 più 4. 8. So contare, incredibile. 8 advanced circuit. Vediamo quanti ne sono rimasti. 12, perfetto. Va benissimo. Lapis. Redstone. Redstone. 1, 2, 3, 4. Dai, su. Ok, ce l'abbiamo fatta con un pochetto di lag. E adesso cominciamo ad assemblare. Questo si assembla con il platino, se non sbaglio, sì. Platinum. No. Ho solo un platinum ingot. No, non mi dire. Come solo uno? No, non posso averne solo uno, perché io mi ricordo che ho detto che il platino era raro. Questo è uscito da qualche minerale che io ho messo dentro e si è autocosato, autocraftato. Io ho detto che era raro, l'avevo messo da parte. Ah, ecco la mia chest. Sta qui, sono sicuro che sta qui. Ovvio. Madonna. Ma perché quella chest sta ancora lì? Perché non la svuoto? Che cavolo ci ho messo dentro?
Red Garnet, una roba mongola, le frecce le metto a consumare e le butto dentro. Aiuta sta roba, pure tu, vieni. Questo quanto vale? Zero. Via, ciao chest. Tu stai da dimenticare. È stata utile, grazie di avermi tenuto il mio platino, ma adesso ho rotto le palle, via. A te ti lascio perché mi stai simpatico. Ok, dicevamo, questa roba la consumo tutto. Dentro, via. Queste invece vanno qua dentro. E il platino va piastrato. La smetti di fare macello tu e dai che piastri. Tutto sto casino serve? Proprio necessario? Niente, non posso fare niente perché non ho il mio platino. Ah, posso mettere l'emeraldo. Emeraldo. Vieni qui. Assembly? Assembla, va. Ecco, comincia a fare i nostri affarini là. Ok, sta assemblando. Sì, sono passati quanti? 10 secondi? Sta ancora 0% dopo 10 secondi? 20 secondi 0%? Scherziamo, vero? Cioè vuol dire che qua ci sta una giornata intera? Oh mio Dio, guardate, ha fatto il primo tick! No, seriamente, questa è un'ora di lavoro. Vabbè ragazzi, io metto in pausa, cioè... Guardate! C'è ancora il primo tick, non è ancora avanzato. Due tick, grande, due tick. No, non è possibile. Vabbè, metto in pausa, mi vado a bere un tè, a tra poco. Vabbè, io mi sono preso il mio tè, con tutta calma. Ho fatto il tè, me lo so bevuto con calma. Qui siamo ancora al primo craft, sono passati 10 minuti penso. Ma guarda, quasi finito. Incredibile. Dai, è un miracolo. Niente, Dai, su. Almeno la soddisfazione di vedere un craft. Niente, grazie. Bam! Ne sono usciti 4 con un craft. Oh mio Dio, praticamente sto sprecando roba. Via. 4, ho già fatto. Ma cosa? Chi? Come? Ma no, che fail! Allora ho già fatto. Ma cavolo, mettimelo prima. E allora mi servono questi adesso. E nel circuit plate, dov'è qui plate? Porcaccia. 4 di questi. Ok ragazzi, io lascio così a craftare. E preparo le altre cose, proviamo la gun turret. È una cazzata questa. Circuit. Sì, ci sono 4 precisi. Prendo lo steel. Che cosa ho fatto con Brubusa, non lo so. Vabbè, non era tanto sbagliata, dai. 1, 2, 3, 4, ok. Le gun turret ce l'ho. E i diamanti ce l'ho, steel plate ce l'ho, data contro il circuit, adesso lo facciamo. E ci serve la turret. Platform, ok, vediamo qui cosa abbiamo. Red battery, qui ce ne vuole una piattaforma di torretta, perché questa è la base che va sotto la torretta, che gli dà i movimenti, l'energia, le munizioni, le ricariche, tutto eccetera, insomma, coordinate eccetera. Quindi a noi ci serve la red battery. Tin, ok. Redstone, ok. E via. 3, solo 3? No, non mi bastano 3, io voglio l'altro. E qui, hammer, it's summer time! To give a machine hard work, use to craft plates per dare alle macchine una sensazione su blocca. Ci si stava a spector hammer, sì, non ci frega niente. Interessante Gregorio, se come al solito, però non ci frega niente. In questo caso, ok. 4 batterie ce l'abbiamo, poi al centro che ci voleva, già mi sono dimenticato. Il circuito. Tra le altre copper, vieni qui. Cutter, taglia tutto, vai. Anche tu taglia, ok. La rubber ce n'ho ancora un po'? Sì, che ce n'ho, vai. Sì, perfetto. E le iron plate, quante me ne sono rimaste? Iron. Non molte, andiamo a piastrare altro iron. Infatti adesso abbiamo una piastratrice automatica, piastra tutto, vai. Con l'energia che viene dalla redstone flux.
Ragazzi, questa casa che bella, che bella, che bella, che bella. Dicevamo, copper cable, redstone e iron plate. E ne crafto tutti, ok. 10 sono quello lì. Circuito al centro, batteria sotto, pistone sopra, che dà il controllo alla torretta. Poi serve lo steel intorno. Steel plate, se non sbaglio. Sì, e le due ceste alate. Le ceste sono per contenere gli upgrade e le munizioni. Ce n'ho 8, perfetto, giuste, giuste, proprio 8, incredibile. Ok, abbiamo le nostre turret platform. Che io non piazzo finché non la parte sopra non mi interessa, me le tengo. Per attivarle quindi ci servono i cavi, che sarebbero i cavi della... così qui, Energy Conduit. 57, e a voglia se bastano. Poi tutta l'energia che produco qui. Mamma mia, oia, oia. E poi ci serve... Ma smetti di fare casino, tu ho capito che piastri, ma non ci frega niente qui. Ancora craftando. Questi li metto qui perché serviranno. Le piastre le butto dentro perché non mi servono niente. Anche questi, questo me lo tengo. E la roba che serve la metto qui perché almeno pulisco un po' l'inventario. I cable li butto dentro. Ok ragazzi, per questa puntata è tutto. Ho fatto... non so, ho fatto un po' di roba, sì. Non mi ricordo quello che ho fatto, già me lo sono dimenticato perché tutto il tempo che ho aspettato solo per craftare qualcosa ho fatto talmente tante cose che me lo sono dimenticato. Comunque nella prossima puntata finiremo i nostri processori qui, processor coso lì, quelli avanzati che si fanno con i data storage circuit. E andremo a piazzare le nostre railgun al piano di sopra, le attaccheremo alla corrente e faremo anche le munizioni, i proiettili, tutto quello che serve, armi di distruzione di massa e il force field ovviamente, il force field è la cosa più importante, difendere casa. È il primo scopo, prima di iniziare la guerra devo avere una buona difesa. Vedrò se farò un doppio strato di force field, ora vediamo, dipende da che tipo di armamento avrà. Perché io da qui fuori non vedo niente, ma magari è fatto quello che sto facendo io, capito? Magari sta tutto dentro a quella montagna e io non vedo niente. Chissà, 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 chissà. Va bene, ciao a tutti ragazzi, alla prossima, è stato un piacere, spero vi sia piaciuta la puntata. Ciao a tutti, ciao ciao.